La novità la marchiamo in un modo, così come abbiamo già fatto fin qui, mettendo al centro della nostra campagna elettorale ancora di più e con grandissima determinazione questi 7 giorni il Paese, i suoi problemi, le domande dei cittadini. Noi fin qui siamo riusciti a essere al centro della scena, a dettare l'agenda politica, a recuperare consensi, a ridurre lo svantaggio molto grande che avevamo, perché al centro della nostra campagna elettorale non ci abbiamo messo Berlusconi, al centro della campagna elettorale ci abbiamo messo l'Italia e gli italiani, le loro domande, le loro esigenze, i loro problemi e la nostra proposta per il Paese e per il suo futuro. Questa è la questione fondamentale. E noi sappiamo quali sono le questioni che il Paese ha di fronte, ce le pongono gli elettori, ce le hanno poste in 1000 occasioni in queste settimane, sui mercati, nelle piazze, quando li incontriamo, sappiamo bene quali sono le questioni. C'è intanto oggi una prima questione che sta diventando l'emergenza, ed è la preoccupazione che hanno milioni di famiglie per come arrivano alla fine del mese, perché la ripresa di inflazione e la ripresa di Carovita, determinata soprattutto dall'aumento del prezzo delle materie prime, del petrolio, che incide sulla formazione di tutti i prezzi, determina una sofferenza maggiore di quei redditi che già prima erano magri. E quindi noi dobbiamo affrontarla questa priorità e dire agli elettori come la vogliamo affrontare, rilanciando con forza ancora in questi 7 giorni le proposte che abbiamo già avanzato. La proposta di rivalutare le pensioni basse, in primo luogo. Il 50% dei pensionati INPS ha una pensione che sta sotto i 500 euro. È evidente che qui c'è un problema che già era un problema prima, in presenza di un'inflazione che sale ancora di più, diventa un'emergenza assoluta. E dunque la nostra proposta di rivalutare le pensioni basse, la nostra proposta di introdurre un meccanismo di periodica aggiornamento del valore delle pensioni che tenga conto della dinamica di prezzi e salari. E lo stesso problema c'hanno gran parte delle famiglie in cui si lavora, si vive con lo stipendio e il salario, e spesso con uno, il 48% delle famiglie italiane è costituito da uno solo che lavora. E l'80% dei lavoratori dipendenti di qualsiasi tipo, dall'operaio tessile all'infermiere, dall'insegnante al dipendente di un'anagrafe, per dire 4 figure professionali diverse, l'80% dei lavoratori dipendenti in Italia vive con un salario netto, percepisce un salario netto mensile che non supera, che sta sotto i 1.300-1.200 euro, e molti stanno molto sotto. Il che pone un problema enorme di reddito, di redistribuzione di ricchezza nel momento in cui inflazione e carovita incidono. E quindi a maggior ragione rilanciare le proposte che noi abbiamo avanzato su questo fronte, non solo per la rivalutazione delle pensioni, ma anche per i salari e gli stipendi, l'aumento delle detrazioni fiscali sulle buste paga, in ragione tale da rendere le buste paga più robuste, la riduzione del prelievo fiscale sugli aumenti retributivi che derivano da contrattazione aziendale o da lavoro straordinario, la deducibilità in sede fiscale del costo dell'affitto, che è spesso una delle voci che incide di più, una maggiore deducibilità fiscale per i ratei dei mutui che in conseguenza della crisi del sistema bancario americano possono conoscere un rialzo molto, molto acuto,